Ringrazio. Ringrazio. Allora, tutti dicono che ci sarà un cambio di società Juventus, ok? Perché ora sono infastidito su questi ritorni, ok? Uno, perché Antonio Conte non arriverà mai alla Juventus, ok? Perché l'unico obiettivo è centrare i colpi di mercato, ok? Quelli che prende Allegri, va bene? E poi il secondo tentativo è di Thiago Motta. Perché si parla del futuro dell'allenatore. Va bene? Quindi pensate a questo, pensate che poi cambiamo idea. Voi cambiate sempre allenatore, ma non tutta la squadra, ok? Io non dico solo addio o rinnovo ad Allegri o a Chiesa, ok? Perché Chiesa si merita il rinnovo, prima cosa. E seconda cosa, Allegri rimarrà sulla panchina della Juventus fin quando non si andrà, ok? Io parto dal presupposto di questo contenuto perché mi fanno girare le scatole adesso sul ritorno di Marotta. Quindi questo è, non prendiamo gli stessi dirigenti come abbiamo fatto con Cherubini, arrivano bene. Per Ronaldo hanno fatto un fallimento. Come Zhang, Zanetti, per cui non scimano da Ausilio. E mostra per Marotta che vuole tornare alla Juventus. E ce ne sta una saia, no? Ok? Ce ne sta una saia. Che stai dirigendo qua? Ma ho visto Manetto. Quante volte che io mi ho detto che Simone Inzaghi nuovo, io sono la panchina della Juventus, perché se Simone Inzaghi avrà il diritto di presentare alla Juventus, lo farà a Angiolino e basta, ok? Quindi questo è. Io non cambio allenatore perché rimango con questo allenatore. Ok? Come i vari Klopp che se n'è andato da Liverpool e va bene. Poi Zidane se n'è andato da Real Madrid e ha fatto bene. Così ha fatto come Pirlo, Sarri, lo stesso come Spalletti e di tutti di questi allenatori se ne sono andati. Perché? Perché De Laurentiis è proprio un babbo quando dice così. Quindi questo è. Non pensiamo male a questi eventi perché io sono uno quello che dice le cose come stanno e se come li devo dire, perché questa cosa io la so e la notizia è questa, ok? E poi arriviamo sul discorso della partita
diventoso londinese, ok? A me interessa solo i risultati e i punti fatti dalla squadra, ok? Quindi questo ci serve, ragazzi, perché si vince da lunedì sera. Quindi non fermiamoci, perché quella sconfitta contro l'Inter ci fa riflettere, ok? E ripartiamo da qua. Quindi mi raccomando, e ripartiamo a vincere, come prima, ok? Perché ne mancano solo 15 partite a disposizione da Inzaghi. E da Allegri ne sono 16 partite, perché ci mettiamo una partita in più rispetto all'Inter, che avrà il recupero contro l'Atalanta e poi iniziano le coppe a febbraio, tipo la Champions League, poi a marzo e ad aprile, quando ci sarà la Coppa Italia. E il resto vendiamo, ok? Perché Blaovic si allena ancora a parte. Quindi è un forte dubbio. Va bene? Quindi io mi ho parlato di questo. Perché Chiesa è stato ricoperato e sarà convocato, così come Milik, che ha scontato un turno di squalifica. Quindi sarà Chiesa e Milik, oppure Indiz in vantaggio su Milik o Mlaovic. Quindi aspettiamo questo match davvero importante. Quindi mi raccomando, e poi noi ci vediamo per dopodomani per commentare così la vigilia di questo Juventus di questo Juventus Udinese, ok? Quindi mi raccomando, stimo almeno 5 giorni da match che vi quella contro l'Udinese del lunedì sera alle 20:45, mi raccomando, e fino alla fine. Pure l'anno scorso siamo arrivati secondi, però sul campo ho detto io, l'anno scorso, ok? Quindi questo è il mio punto di vista, perché è così. Quindi mi raccomando, e sono sicuro che vinceremo quella contro l'Udinese. Mi raccomando, voglio. Quindi sempre fino alla fine, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, va bene? Quindi con un like e i commenti soprattutto. Quindi noi ci vediamo per l'antimicinia di dopodomani, e poi mi giro in partita. Quindi mi raccomando, è sempre fino alla fine, ok? Perché la lunedì sera si vince e non mi hai dato a sbagliare. E fino alla fine.